Ok ragazzi, faccio oggi un video sull'overreaching perché ci sono quasi, sto alla mia sesta settimana di mesociclo e mi sento abbastanza arrivato. Il log continua a batterlo, però sto abbastanza cotto da un punto di vista neurale, quindi vedo se supererò la sesta settimana, se continuo un pochetto a spingere riducendo probabilmente i compound in favore di lavori un po' più di isolamento e metabolici, proprio perché comunque il log tiene, quindi non sono del tutto arrivato, però inizio a essere molto molto stanco. Quindi volevo fare un video appunto sull'overreaching e deload, mi sembra che avessi fatto qualcosa, però me lo stanno chiedendo da un po' su Instagram, direct, sui commenti qua su YouTube, quindi perché non affrontarlo? Allora dunque, come funziona il discorso innanzitutto overreaching, deload, come impostarlo, come accorgersene, eccetera. Allora, il concetto di base è questo. Prima di tutto, l'overreaching che cos'è? È uno stato di quasi sovrallenamento, ossia noi quello che facciamo in sala pesi è creare uno stress a cui il nostro corpo si deve adattare. Man mano che gli somministriamo questo stress, può arrivare, in base a come lavoriamo, è tutto un punto in cui il corpo non è più in grado di adattarsi. Quindi inizialmente la prima fase, se così possiamo dire, è una fase di overreaching, ossia la performance inizia a calare, si è un po' più stanchi, non si riesce a spremere bene in palestra, poi vedremo la sintomatologia, eccetera. Però questa è la prima fase, soltanto la prima. E successivamente quello che succede, il secondo step, possiamo dire, è quello del sovrallenamento, l'overtraining, che è una condizione che non auguro a nessuno, perché il sovrallenamento vero è una condizione veramente veramente tassante, dalla quale ci vogliono anche in alcuni casi settimane, forse uno o due mesi per uscirne del tutto. E il sovrallenamento è la situazione in cui il corpo non riesce più a gestire tutto lo stress, quindi nell'overreaching diciamo che traballa, nel sovrallenamento cede del tutto, c'è proprio un crollo a livello surrenale, ci sono ripercussioni a livello ormonale, quindi è una situazione abbastanza precaria. Però non parliamo di questo. Perché l'overreaching è interessante? Perché è funzionale parlarne. Allora, diciamo che, come sapete, lo scopo del bodybuilding è proprio quello. Ragazzi, il principio alla base del bodybuilding è un principio darwiniano, ok? Quindi noi somministriamo al corpo, l'ecosistema, se vogliamo, somministra al nostro corpo uno stress, il nostro corpo si adatta a questo stress e l'adattamento per noi è ipertrofia. Quindi come l'abbronzatura è un adattamento allo stress sole, così l'ipertrofia è un adattamento allo stress allenamento bodybuilding, nello specifico. Quindi è un principio abbastanza darwiniano. E alla base di tutto c'è un concetto, ossia se io voglio creare questi adattamenti ipertrofici, devo fare due cose. La prima cosa è quella di far avvertire al mio corpo la necessità di adattarsi, perché logicamente se io faccio una camminata che duri anche 70 km, il nostro corpo riceve determinati input, determinati stress, però non avverte la necessità di adattarsi a livello ipertrofico. Quindi potete camminare quanto vi pare, ma non avrete mai le gambe di Tom Platz, discorso chimico a parte, logicamente. Però quindi la prima cosa è fargli avvertire uno stress specifico e fargli avvertire la necessità di adattarsi. La seconda condizione è logicamente dargli modo di adattarsi, perché se io vado a martellare costantemente, ipotizzate, faccio una full body portando tutto a cedimento, lavorando su tanti compound tutti i giorni, la necessità di adattarsi gliela sto facendo capire, cavolo se gliela faccio capire, però non lo metto nelle condizioni di farlo, il mio corpo non riuscirà mai ad adattarsi, quindi poverino si trova di fronte alla condizione di ok, perfetto, ho capito, devo costruire, però dammi modo di farlo, perché se ogni volta, ogni giorno batti sempre là e vai a demolire, non riuscirò mai ad adattarmi. Quindi questi sono i due fattori: far avvertire la necessità di adattamento e dargli modo di farlo. Ora, nel breve periodo è molto semplice: quando mi alleno faccio avvertire una necessità di adattamento e quando poi recupero, gestendo tutte le recovery capabilities, ho fatto un video in merito, mi metto nelle condizioni, metto il mio corpo nelle condizioni di recuperare al meglio. Segno il log, il lavoro che devo fare è certosino per valutare tutta la mia capacità di recupero da un determinato stimolo e cercare di dare questo stimolo quanto più frequentemente possibile, ma di questo abbiamo parlato in altri video. Comunque questo è. Ora, questo meccanismo può essere enfatizzato ancora di più proprio giocando sul filo del rasoio con l'overreaching. Ossia, quale situazione, quale crisi più importante, se non quella sistemica, può indurre il nostro corpo ad adattarsi?
Ossia, in altre parole, quando io raggiungo questa situazione di overreaching in cui il corpo, allenamento dopo allenamento, settimana dopo settimana, a un certo punto non riesce più a mantenere una buona performance, nonostante il recupero inizialmente era sufficiente, allora là veramente il nostro corpo entra in uno stato d'allarme. Quindi non è più un discorso sistemico sul singolo distretto muscolare, ma un specifico sul singolo distretto muscolare, ma un discorso sistemico. Devo assolutamente adattarmi, perché questo, se continua così, andiamo giù tutti e due. Quindi sostanzialmente questo stato di overreaching è l'anteprima, se vogliamo, di una risposta ipertrofica massiccia, veramente molto molto importante. Quindi è auspicabile giocare proprio raggiungendo l'overreaching e poi logicamente scaricando, perché con l'overreaching faccio avvertire la necessità di adattarsi e poi successivamente farò un deload in cui mi adatterò. Per cui, imposto il mio allenamento, la logica di ogni progressione di allenamento è proprio quella gradualmente di andare a dare uno stress più forte, oppure dare uno stress che nel giro di diverse settimane si accumula fino a farmi arrivare in overreaching. Ok? Perché là il corpo va in allarme e avvia alla massima potenza tutti i processi di ipertrofia. Normalmente quello che succede in deload è che si butta fuori un sacco d'acqua, perché si diminuisce tutto il discorso della cortisolemia, eccetera, ma soprattutto si lievita. Veramente l'atleta prende un sacco di volume, proprio perché il corpo sovraccompensa. Ok, non entrerò nel dettaglio su come raggiungere l'overreaching, perché è un discorso abbastanza ampio, si può fare in tantissimi modi differenti. Il discorso, appunto, o somministro uno stress graduale, quindi aumento gradualmente il volume, aumento gradualmente l'intensità, oppure faccio un lavoro per cui sul lungo periodo mi vado accumulo. Quindi normalmente l'impostazione che ho utilizzato per Kratos, Chasing the Logbook, porta proprio a questo, ossia là nel giro addirittura di 8 settimane ho previsto un overreaching, quindi un deload. Proprio questo è il discorso, nel senso, do un'intensità alta che pian piano è richiesto sempre più effort, sempre più performance dall'atleta, che deve battersi ogni volta a ogni sessione di allenamento, e alla lunga tutto questo stress si accumula e porta in overreaching. Però non entriamo nello specifico, cerchiamo di capire come accorgerci di essere arrivati in overreaching. Ora, il primo indice è un calo di performance, abbastanza semplice: se segnate i carichi, se segnate tutto quanto, allora vedrete che non riuscite più a mantenerli, vi mettete magari sulla pressa e i soliti 200, 300, 400 kg, in base a quanto siete performanti, i soliti chili che fate sembrano molto più pesanti, non riuscite a stare al passo con le ripetizioni, insomma la performance, siete anche piuttosto fiacchi in palestra, quindi la performance in generale si abbassa. Allo stesso modo i tempi di recupero si aumentano, quindi inizierete a sentire, quando riallenate il distretto muscolare a parità di tempo, inizierete a sentire subito come se avesse ancora un filo di DOMS, quindi distretto che punge sin da subito, non ha recuperato bene, quindi il tempo di recupero si è allungato. Allo stesso modo un altro indice è che avete molto sonno, molta letargia durante la giornata, ma non riuscite a dormire bene, quindi il sonno, la richiesta di sonno, ne ho già parlato, aumenterà. Maggiore è lo stress che diamo al corpo, maggiore sarà la richiesta di sonno, maggiore anche il nostro peso corporeo, maggiore le ore di sonno che dovremo dargli. Però nel momento in cui dite e vedete che non riuscite poi a dormire bene, allora state vicini all'overreaching. E ultimo parametro molto importante del discorso dell'overreaching è proprio la voglia di allenarsi, la grinta nell'allenarsi, nel senso che quando iniziate ad andare in palestra, e quello è quello che prendo più in considerazione io, quando inizio ad andare in palestra che dico facciamolo anche oggi, poi per carità magari mi riprendo, mi carico, veramente riesco, ne ho già parlato in un altro video sul Renonation, riesco a tirare fuori il mondo da me stesso, però quando inizio ad andare in palestra veramente la sento pesante già prima di iniziare come sessione, allora sento che è arrivato il momento di scaricare. Posso anche battere il log, posso anche fare un'ottima sessione come è stata oggi peraltro, però quando inizio è proprio tutto a rilento, allora là. Questi sono tutti i sintomi, poi logicamente dovete capire voi nel dettaglio. È logico che se avete fatto una settimana di allenamento e state così, allora probabilmente c'è qualcosa che non va. Già dopo 6 settimane, in questo caso l'ho scritto sul mio log sull'Ironation, sono passate 6 settimane, devo finire la sesta, bene o male mi rendo conto che mi sto avvicinando all'overreaching, vediamo se scaricare da un punto di vista di compound, oppure cercare di continuare così, oppure semplicemente scaricare e fare un deload. Ci ragionerò in questi giorni. Comunque, tendenzialmente la sintomatologia è questa: dovete andare in palestra sempre che avete la voglia di spaccare il mondo, dovete cercare di mantenere questo status il più lungo possibile. Dopo un po' calerà,
Però nelle prime serie, le prime ripetizioni vi riprenderete, vi accenderete, ok? Se tutta la sessione è proprio un trascinarsi, allora dovete rivedere qualcosa e probabilmente state in overreaching, ok? Quindi state molto attenti a questi segnali che vi dà il corpo, perché la cosa che ho detto all'Academy, lo dico sempre ragazzi, non è il metodo, potete utilizzare e crescere con qualsiasi metodo di allenamento, la vera determinante che fa un grande atleta e che vi permette di massimizzare i risultati è quanto siete in grado di ascoltarvi e ascoltare i vostri feedback. Quindi cercate sempre di ascoltarvi, di osservarvi, di vedere che cosa sta succedendo in allenamento, come rispondete, di segnarvi anche in un log, anche feedback, come vi sentite e tutto il resto, e in base a quello valutate poi come muovervi. Nel momento in cui arrivate in overreaching, la cosa più semplice da fare è quella di scaricare. Ci sono tanti modi di scaricare, c'è chi preferisce fare un deload completo, e questo ragazzi è un discorso molto soggettivo. Deload completo, quindi sto 3, 4, 5, 6 giorni, anche una settimana senza proprio toccare i pesi, senza allenarmi, al massimo cazzeggio, faccio un po' di pump un giorno così per buttare un po' di sangue. Però molti atleti, cioè Alessandro, il nostro posing coach Barone, che risponde benissimo così, e io so che se lui mi dice che risponde bene così, so che è così, sia perché lo vedo, sia perché ha alle spalle agonismo di nuoto, quindi se un agonista mi dice che risponde bene in un modo, allora io sono certo al 110% che è così, perché la capacità di ascoltarsi, se sei agonista ce la devi avere, se no non sei agonista, appunto. Quindi questo è un primo metodo. Io normalmente mi trovo bene con questo metodo, scarico di solito, mi bastano 3-4 giorni, però io sinceramente è molto difficile per me andare in palestra e far poco, cazzeggiare, perché comunque da un po' purtroppo c'ho questo brutto vizio e mi ci ributto, cerco sempre, alla fine va a finire che chiudo la sessione che ho strafatto, anche cercando di dosarmi, quindi alla fine ho trovato questo compromesso e normalmente mi ci trovo meglio. Quindi questo è un primo modo. Secondo modo appunto è quello di fare uno scarico attivo, uno scarico in cui non andate in palestra, si chiama scarico passivo. Secondo modo, uno scarico attivo che consiste nell'andare comunque in palestra. Quindi vado, però faccio il minimo sindacale, vogliamo dire così, sostanzialmente cazzeggio, faccio un po' di pump, butto sangue, magari con una frequenza anche abbastanza elevata, senza stressarmi, in mezz'ora sto fuori o qualcosa del genere, magari torno a una monofrequenza, quindi un giorno faccio mezz'oretta di pump sul petto, il giorno dopo mezz'oretta di pump sulle gambe, mezz'oretta di pump sulle braccia, mezz'oretta di pump sulle spalle e via discorrendo, e sul back, diciamo. Questo è un altro modo. Di nuovo, sono entrambi validi, dipende voi come vi sentite meglio, come lavorate meglio, perché ci sono pro e contro su entrambi i fronti. Se mentalmente non riuscite a andare in palestra a cazzeggiare, o comunque mentalmente avete proprio una nausea dall'andare in palestra, la scaricate del tutto. Se invece ci state sul pezzo, riuscite a dosarvi bene, allora andare in palestra vi permette comunque di veicolare sangue, anche se vogliamo accelerare i processi di recupero, sempre a patto che sappiate dosarvi. Quindi questo è un po' tutto, ci sarebbe un mondo da dire, però un po' il punto della situazione per quanto riguarda il discorso overreaching deload. Scrivete qua sotto tutte le domande specifiche, in questo modo vi risponderò, cercheremo il solito confronto, dite anche logicamente la vostra esperienza, e detto questo ci vediamo al prossimo video.